Vicepresidente, l'impressione è, stando alla recente indagine pubblicata dal quotidiano La Voce di Romagna, che si stia creando un divario tra Forlì e Cesena. Che cosa sta succedendo? No, io do una lettura diversa. Qui si sta creando, come dire, una integrazione, nel senso che poi le vocazioni territoriali vengono enfatizzate. Cesena può avere degli sviluppi più su alcuni settori, Forlì altri. Ad esempio Forlì è fortissima, ad esempio, nel sociale, l'integrazione sociale, presenza di cooperazione e quant'altro. E questa è una provincia che deve pensare in termini unitari, cioè in termini di sistema integrato. Faccio l'esempio. Questa è una provincia dove il benessere è fortemente diffuso, cioè una fortissima vocazione al benessere, dalla promozione della salute, al sistema del termalismo, alla lotta biologica integrata di produzioni agricole e agroalimentari. E dunque bisogna pensarla sempre come una provincia di sistema integrato. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che questa è una provincia che è prima come BIL, come benessere interno lordo, così come pubblicò tempo fa il Sole 24 Ore. Dopodiché dobbiamo stare molto attenti ai processi territoriali, sociali, evitare appunto divaricazioni, ma questo è il tema, come dire, della politica, il tema del governo, il tema del sistema di governance territoriale.